Ciao Mario. Buonasera, salve. Elisa. Ciao. Ciao. Ah, le conoscete già? Sì, dai superiori. Ma lei gioca con noi questa sera? Sì. Ma dai, sì, ma da quant'è che non ci vediamo? Moltissimo. Ti presento agli altri, vieni. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Lei è Elisa. Buonasera. Alessia. Ma quando famo le serate da fighetti e porti i casi umani? E quando famo la serata più nerd in assoluto? La fighetta. Quali sarebbero queste serate da fighette che facciamo noi? Bullying, laser. Quelle sarebbero serate da fighette. Vabbè, mo scusa, ma questa che famo? Famo giocare a Magic? Elisa, vieni. Allora, vi presento Elisa. Ciao ragazzi. Ciao. Elisa, molto lieta. Elisa, buonasera. Ciao. Che poi mi sa che voi già vi conoscete. Lei era fidanzata con Giulio, quell'amico mio che faceva il Netturbino. No, non me lo ricordo però. Dai, forse l'hai vista a qualche festa. Io con il Netturbino? No, non faceva il Netturbino. Perdonami, però che faceva? Non credo. Ma non ricordo, ma francamente non penso al Netturbino. Però comunque vi siete già visti. Forse era 2 anni fa. Stavate superiori con me. Sì, forse sì, sinceramente. Vabbè, andiamo a giocare, ti presento. Certo, ragazzi, stasera volevamo quello sci comunque, Ma l'hai proposta tu la mancicata? Dai, è poi una vita che non gioca a Mancini, e poi il parcheggio di sabato sera. Il parcheggio. Ma quindi, fatemi capire, è una cosa tipo briscola? Ah, andiamo bene. Guarda, conviene che giochiamo e lo capisci mentre giochiamo, perché a spiegarlo è un po' complicato, sì, ma poi provando va bene. Lo capirai. Pertanto, se ho ben capito, dunque io vendo questi due oggetti e avanzo di un livello. Poi con questa rubo un livello a Tommy. E poi, siccome sono chierico, posso resuscitare questo mostro di livello 1 dalla pila degli scarti, giusto? Sì. Aspetta, questa gamba. Non spiego perché non rompi le palle a mano. Livello 12. Sono un vampiro fighissimo. Io sto a 9. A 9, ragazzi. E lo batto di 15. Pure tu, caro. Qualcuno fa qualcosa? Forza. Sì, beh, forza. Mostra Atlante con il drago di Plutonio. Ci piace. Ottimo. Drago di Plutonio, livello 20, brutte cose, vieni arrostito e divorato. Sei morta. Allora, io non ho neanche niente per batterlo. Quindi devo fuggire. Sì. Fuggo. E dai, vai. Ho perso, sono morta. Bene, quindi adesso chi tocca? E adesso c'è il saccheggio del cadavere. È morta. No, aspetta, no. Siamo tutti uebazzi. Uebazzi! Ciao a tutti webazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Webbo e quella che avete appena visto era la scenetta che introdurrà il secondo mazzo base di Munchkin. Come avete visto, webazzi diventano ogni giorno più bravi nella recitazione. Volevo ringraziare anche il nuovo acquisto del cast, Elisa, che è stata bravissima. Ma arriviamo al sodo, si parla di Munchkin 2 Lascia Ora Doppia, che spesso e volentieri potrete trovare abbinato a... al terzo mazzo, errori clericali, in un'unica versione che, dove è scritto 2/3, che non si legge 2 terzi ma è 2 e 3. Non sarà un video lungo perché non c'è molto da dire, il mazzo è molto piccolo. Viene introdotta una nuova razza, l'orco, che come al solito ha due poteri. Il primo potere molto utile consiste nel ignorare qualsiasi maledizione a patto però di perdere un livello. Il secondo potere, anche questo molto utile, consiste nell'avanzare di un livello extra nel caso in cui si batte un mostro di livello 10 o superiore. Da soli. Vediamo subito chi sono i mostri più potenti di questo mazzo. Il primo è Judge Fred, che ovviamente nel caso in cui perdi ti uccide. Ha più 5 contro i ladri e inoltre dopo averti ucciso ti confisca tutti gli oggetti.
E quindi non c'è nessun saccheggio del cadavere. Saccheggio del cadavere che non è quello che avete visto nella scenetta. Cioè non ci si catapulta sulle carte come ha fatto Elisa. Ma funziona in questo modo: il personaggio con il livello maggiore sceglie una carta tra quelle del morto e poi si passa al personaggio successivo. Quando si prende una carta per uno, le restanti carte si scartano. Il secondo mostro, un altro livello 17, è Giababbo, che ce l'ha in particolare con i maghi e con i nani. Se sei un mago nano, addirittura acquista un più 6 e quindi arriva a 23. Anche le brutte cose di questo mostro sono molto molto brutte e praticamente ti fa scegliere se tornare al livello 1 o perdere tutti gli oggetti. In pratica sei morto. Un'altra carta che amerete di questo mazzo è la mamma. Come funziona la mamma? In pratica quando un munchkin sta combattendo con un mostro di livello 5 o inferiore, gli butta della mamma e automaticamente appare un mostro con 10 livelli in più che si unisce alla battaglia. Voglio farvi vedere altre carte interessanti di questo mazzo, per esempio il berretto di latta. E con il berretto di latta in pratica siete immuni a tutte le maledizioni che vi lanciano gli altri munchkin. Non siete però immuni alle maledizioni che pescate tramite le carte porta. Un'altra carta interessantissima è l'impermeabile. Come funziona? Lo indossate anche sopra l'armatura e siete immuni a tutte le pozioni dei vostri avversari. Quindi se avete l'impermeabile e avete anche il berretto di latta siete abbastanza, diciamo, sgravi. Altra carta interessante è le braccia violente della legge. Due possenti braccia meccaniche ti danno la possibilità di portare e utilizzare fino a 4 mani di oggetti, quindi avete due mani in più, molto 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 utile. Ovviamente non poteva mancare la carta che dà il nome a tutto il mazzo, e cioè l'ascia ora doppia. È un'arma utilizzabile soltanto da un guerriero che dà un più 5 in combattimento e inoltre è a una mano sola. E vi assicuro che oggetti del genere sono rarissimi nei mazzi di Munchkin, perché un bonus più 5 è veramente veramente raro. Concludo qui questo video lampo su Munchkin, faremo presto altre scenette con tutti gli altri webazzi. Grazie per tutto il supporto che ci state dando in questi giorni, diventiamo sempre più numerosi, sempre più webazzi. Ricordatevi di visitare la pagina Facebook, di lasciare un mi piace, di iscrivervi se non siete iscritti. Ci vediamo al prossimo video, ciao webazzi!